Signore e signori, mi presento, sono Leonardo da Vinci e nacqui nel lontano 1452 in Toscana, figlio illegittimo di un ricco notaio fiorentino che mi mandò a bottega l'alberocchio. Sin da bambino fu curioso assai e osservavo tutto ciò che mi circondava. Ora tutti insieme rimbocchiamoci le maniche e riscopriamo il piacere del fare. Prendete pure posto, prego, accomodatevi in fondo al corridoio e incominciate a guardare come abbiamo provato a toglierci la ruggine che ci sta sciupando il viso. Subito dopo seguiranno giochi di magia algebrica, esperimenti scientifici dove sarete protagonisti in prima persona. Non preoccuparti delle tue difficoltà in matematica, posso assicurarti che le mie sono ancora più grandi. Sintesi, la x sta per il punto numero che avete pensato, e poi più 9 più 2 volte x, questo è il doppio del numero che avete pensato, per il punto. Poi voi mi direte il risultato e io ricominerò il numero. Scienziati di antica Grecia furono i primi a cercare di spiegare i fenomeni naturali, servendosi del ragionamento. Il contributo decisivo lo diede Galileo Galilei, introducendo nel 600 il metodo scientifico. Per compiere le osservazioni usiamo i nostri sensi. Con questo primo esperimento, Vincenzo ci invita proprio all'osservazione. Ci serviranno quattro oggetti, che sarà un pezzo di ferro, un pezzo di legno, un gommino, è un pezzo di plastica. Fate i gruppi, usano due capitani. Due capitani. Sono mio padre, tutti là. Un padre. La piccata perfetto. In base alle vostre sensazioni. E non copiare. Ferro, legno, plastica, ecco. Qual è più caldo? Quale dei segmenti è più grande, è più lungo? E quale dei cerchi centrali tra i fiori? Sono più grandi. Allora, adesso siamo nelle conclusioni. Nel primo esperimento abbiamo visto che i nostri sensi a volte ci ingannano. E infatti i due capitani hanno scritto che il legno era più caldo e invece il ferro era quello più freddo. Ma invece misurando con il termometro abbiamo visto che tutte e quattro gli oggetti misurano la stessa temperatura. Invece nel secondo esperimento siete stati
componite tutti bravi. Se volete venire a controllare se non sbaglio. No, ci fidiamo, ci fidiamo. Abbiamo visto poi misurando con il righello che sono tutte e due uguali. Quindi non si senti a volte ti ingannano. Immergete un dito nell'acqua calda a 40 gradi e uno nell'acqua gelata a 0 gradi. Ok, adesso contemporaneamente tutte e due le dita nell'acqua calda a 20 gradi e dovete dire la vostra situazione. La figlia non è soddisfatta! Da una parte più calda e da una parte più calda. Non è vero perché la temperatura di quello centrale quant'è? 20. È sempre la stessa, è una sensazione. Anche questo esperimento ci mostra come è facile ingannare i nostri sensi. Allora, per questo esperimento ci serviranno un foglio, un quaderno, due bocce identiche, è un boccino. Okay. Quella grande. C'è l'est. Quella blu. Quella piccola. Quella gialla. Quella gialla. Ma insieme. Se potessimo eliminare l'influenza dell'aria. Poi nel secondo abbiamo acqua e sabbia, nel terzo acqua e olio, nel quarto aggiungiamo l'acqua. Abbiamo altri due bicchieri con olio. Quando due o più materiali si mescolano tra loro e non sono più distinguibili, abbiamo un miscuglio omogeneo come acqua e sale, acqua e alcol e acqua colorante. Sono detti miscugli eterogenei come acqua e sabbia, esatto. E acqua e olio. E olio e acqua. Eterogeneo. Bravi. E questo? Omogeneo. Adesso vediamo che nel bicchiere con l'acqua calda si ottiene un colore uniforme. Se noi aumentiamo la temperatura, la diffusione avviene più velocemente. In modo più ludico, Giusy ci presenta cos'è e come si prepara un multistrato. Ci servirà miele, detersivo per i piatti, l'acqua, l'alcol e un GB. Per questo esperimento ci serve una sfera metallica sostenuta da una catenella, anello di gravesande, bilancia per pesare e un piattino e un fornettino ad alcol. Adesso osserviamo che la sfera non basta più per l'anello. Vediamo magari se è cambiata la sua massa. Questo è accaduto perché riscaldando un corpo il suo volume aumenta. Questo fenomeno si chiama dilatazione termica. La parola Jennifer che ci mostra cos'è un termoscopio e come funziona.
diminuisce la dilatazione termica, aumenta il suo volume e tende ad uscire l'aria e quindi spinge la monetina, trova l'ostacolo, la monetina e spinge. Che bello. Questo accade perché la pasticca effervescente non reagisce con l'olio, ma reagirà con l'acqua. L'effervescenza ne provoca la risalita di bolle di acqua. Se mettiamo un oggetto in discesa, cade. Esatto. Però c'è un oggetto che sale. Yeah.